Ben ritrovati su Mete Giuliacci da Giuseppe Stabile. Le condizioni di instabilità che stiamo vivendo da alcuni giorni sulla nostra regione non sono legate alla presenza di una figura depressionaria sulla nostra penisola. Io vi mostro la mappa prevista per venerdì 26 maggio. È un'analisi in quota per farvi capire che in quota propria abbiamo la presenza di una circolazione instabile, mentre al suolo la pressione è sui valori medi relativamente alti. Dunque, il motivo per il quale abbiamo condizioni di instabilità, soprattutto durante il pomeriggio, è legata alla presenza di una circolazione instabile sul Mediterraneo, presente solo in quota. In breve parole, per farla molto semplice, diciamo che l'alta pressione non è ben strutturata a tutte le quote, quindi è presente relativamente solo al sole. Ecco perché stiamo assistendo a questa instabilità con il riscaldamento dell'aria nei bassi strati durante le ore centrali della giornata. Abbiamo un sollevamento di queste masse d'aria e quindi con l'attivazione dei moti convettivi e con associate formazioni nuvolose a sviluppo verticale. Questa configurazione barica insisterà sulla nostra regione per tutto il fine settimana, con la presenza dell'anticiclone delle Azzorre, con centro ad ovest delle isole britanniche ed esteso parzialmente verso l'Europa centrale. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana, partendo da venerdì 26 maggio. Avremo condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso al mattino, con incremento della nuvolosità durante il pomeriggio lungo la dorsale appenninica e quindi nelle aree montuose, nell'entroterra. Saranno possibili brevi rovesci anche a carattere di temporale, questo durante il pomeriggio. In serata, rasserenamento ovunque e cessazione dei fenomeni. Le temperature non subiranno particolari variazioni e risulteranno su valori, medi per questo periodo. La ventilazione debole con maggiore componente settentrionale e il mare poco mosso. Poche variazioni, velocemente vi mostro le due cartine previste per sabato e per domenica. Possiamo anche farle vedere velocemente tutte e due. Avremo condizioni di cielo sempre sereno, poco nuvoloso al mattino, con la solita formazione di nubi cubriformi durante il pomeriggio, con precipitazione a carattere di rovescio, segnatamente nelle aree interne montuose. Localmente i fenomeni potrebbero sconfinare anche su alcuni tratti di costa, ma saranno di breve durata. In serata, miglioramento ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione debole di direzione variabile e mare poco mosso. Per i primi giorni della prossima settimana avremo un incremento dell'instabilità dovuta all'espansione verso Levante di una circolazione depressionaria che è presente tuttora ad ovest della penisola iberica, quindi andrà a rinvigorire questa circolazione depressionaria in quota, quindi circolazione di aria instabile in quota, e avremo una maggiore possibilità di assistere a fenomeni durante il pomeriggio, quindi a rovesci temporaleschi relegati per lo più alle aree interne, ma senza escludere sconfinamenti anche lungo la costa. Le temperature potrebbero subire delle temporanee diminuzioni soltanto durante i fenomeni. Per maggiori dettagli, comunque, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.